Buonasera amici del torneo Unicup, è terminata l'ultima partita della seconda giornata, Tea United contro QDC. Siamo in compagnia di Enrico, capitano del QDC. Siamo pronti a commentare una vittoria molto importante per voi. Sì, ma ti volevo chiedere una cosa, Peppe. Dove è? Bruciapelo. Giulia Sciuto, le hostess, dove sono? Lo so, me lo chiedono sempre tutti quando no, manca. No, vabbè, noi paghiamo per avere un servizio di? Interviste, no? L'intervista, qua sono io. Ma, vabbè. Torniamo seri. Siamo pronti? Certo, certo. Peccato, qualitativamente peccato. Però peccato. Non esteticamente però qualitativamente non perdiamo niente, non perdiamo niente. Comunque un 4-3 agguagliato proprio alla fine, siamo proprio in quella zona lì. Come sì, è stata una partita molto tirata fino all'ultimo, infatti abbiamo rischiato di prendere il pareggio su punizione, però la squadra ha retto benissimo e siamo riusciti a portare a casa il risultato. La critica più aspra è dice che mancavi tu e la squadra ha vinto. No, ovviamente se ci fossi stato in campo avremmo vinto senza problemi, però. Questa è la risposta del capitano, bomber vero. Purtroppo oggi è andata così, ma alla prossima torna e vediamo che succede. Vediamo, quindi se sarà sconfitta non giocherà più. Esatto. Ok, però ora i QDC viaggiano e ve le spiegate. Non diciamo niente perché ogni anno partiamo bene e poi ci perdiamo. Vabbè. Vediamo se quest'anno possiamo fare. Vabbè, in bocca al lupo per il continuo del torneo e buon grazie. Giocare. Aspetto le hostess. Le hostess arriveranno, prima o poi arriveranno. Faccio una profezia, dai. Una profezia, dai. Penso che prossima settimana guarirà. Una alla febbre, una. Boh, non si sa. Va bene. È dispersa. Va bene, grazie. Alla prossima. Ciao a tutti.